Puntata all'insegna della tipicità e nobiltà quest'oggi. Ben ritrovati nella cucina del Becker, cari telespettatori, perché quest'oggi parleremo di Sua Maestà il filetto, ma soprattutto il filetto di maiale. Infatti la ricetta sarà un filetto di maiale ripieno con salsiccia e peperoni saltati o grigliati. Ma analizziamo innanzitutto il filetto. Sappiamo che generalmente questo è sicuramente il taglio più nobile in tutti gli animali. Perché? Perché si trova nella parte centrale del lombo della schiena, quindi è in assoluto il muscolo che meno si muove. Però, a differenza del filetto di vitello e di vitellone, il filetto di maiale costa pochissimo. Quindi spesso consiglio di usare questo taglio perché in effetti comunque le proprietà e le caratteristiche organolettiche sono straordinarie e soprattutto ci fa risparmiare anche dei soldini. Però detto questo, passiamo alla ricetta, che vi dicevo è una ricetta facile e anche molto, diciamo, veloce da fare. Quindi abbiamo il filetto di maiale, della salsiccia sottile classica, dei peperoni grigliati o passati al forno, un po' di rosmarino, un po' di scalogno, del sale grosso, spago e un po' d'olio d'oliva, per ovviamente cucinare tutto. Passiamo alla ricetta. Prima cosa da fare in assoluto, andare a incidere il filetto. Guardate, da questa parte, quindi se osservate dove c'è l'attaccatura proprio della parte lombale degli ossi del lombo, si va a incidere in questo modo con un coltello abbastanza affilato e sottile longitudinalmente il filetto in maniera da poterlo aprire per bene senza però bucarlo. Guardate, vedete che è rimasto intero, questa è la parte esterna, quindi con un po' di cartilagine, un po' di grasso che poi ci tornerà utile in cottura. Una volta fatto questo, andiamo a prendere la misura della salsiccia, togliamo dalla salsiccia sottile il budello, in questo modo incidiamo leggermente, la togliamo, vedete? Successivamente usiamo del sale grosso. Perché il sale grosso? Perché il sale grosso tende nelle cotture come quella che faremo qui, tende a non essere troppo invasivo, quindi questo torna utile poi per dare il giusto equilibrio fra il gusto della salsiccia e il sale e soprattutto questi, guardate, i peperoni grigliati. Li adagiamo al centro, magari cambiando colore, non ci resta che mettere la salsiccia. Una volta fatto questa operazione andiamo a chiudere il filetto. Cerchiamo di stringere, magari la salsiccia può tendere a uscire un po', però poi la faremo rientrare. Non ci resta a questo punto che passare una delle fasi, diciamo, che può risultare più difficile o più arzigogolata, quella della legatura. Ecco qui, io vi insegno il mio classico modo di legare il filetto. Si inizia sempre dal centro, la classica doppia asola, si stringe, si ruota e si va a chiudere con il doppio nodo. In questo modo state certi che nessuno riuscirà ad aprire questa legatura, che vi risulterà molto molto efficace in cottura. Una volta ultimata la legatura non ci resta che adesso tagliare il filetto e passare alla cottura. Allora andiamo a verificare all'interno, tagliamo il centro, ecco qui il risultato, tagliamo un 3 fettine. Una volta tagliate le nostre fettine, a noi non resta che scaldare bene la padella con un po' d'olio, un po' di scalogno e un rametto di rosmarino e quindi iniziare la cottura a temperatura alta del nostro filetto, peperoni, salsiccia, per circa un 10 minuti. Una volta ultimata la cottura dei nostri filetti non ci resta che farla mise en place, ricordandovi però che a metà cottura vi consiglio di aggiungere un po' di vino bianco per dare un po' di tonalità proprio alla ricetta. Ho preparato dei peperoni che c'erano avanzati, tagliati a listarelle incrociandoli, quindi non ci resta che adagiare i filetti sopra . Prendere del rosmarino
un po' di sale grosso, un po' d'olio ed ecco qua, il piatto è finito. E come sempre ricordatevi che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker.